Quanti video sui soldi fa comunque Surri? Questo è su Minecraft. In questo. Qui è andato da bottura, guarda, ha fatto il mio stesso menu. Buongiorno. Ho sempre un attimino la paura che sia un troll epocale, tutto sempre. Vediamo, vediamo. Niente, non era un troll, siamo davvero all'Osteria Francescana. Non mi interessa la lore, andiamo dritti al Insomma. punto. Grazie a buon fallimento vivente per il Ciletto Pippo, Giuz, Ok. Yazzer, Giulio, Aleschetti, Eccoli. Kelios. Parcheggiato? Trovato parcheggio? Sì, e Sì? ha. Tu dov'era? Ma c'è anche mio fratello Stepney! Pam! Certo, tu dov'era? Se no. Madonna, tu sei un animale. Io ho Ma. visto quanto costa. Lui chi è, ragazzi? Mi spiegate la lore di questo giostraio? Di chi è? Klaus! Chi è Klaus? Coinquilino di chi? Di Stepney? Chi è Klaus, ragazzi? Devo scoprire subito Klaus. Che c'era Hitler tra l'altro in anteprima? Questo video si cancellerà tra 36 ore. 2 mesi fa, benissimo. Su Ipotizzo. internet, fra A me non degustazione più interessa. VIP. Io non Va pago, bene, ho io capito, non Diego, cosa cazzo, intendi. non pago, non è che mi inviti e Perfetto. poi devo pagare io. Se il video si chiama Una sorpresa per Surri, lascia che arrivi La l'attimo della sorpresa. Incazzato come le belve! Salve. Grazie, Task. Qui ci sono i fratelli, potremmo rivedere i nostri fratelli che seguono il canale. Massimo rispetto per i fratelli che lavorano da bottura e che seguono questo canale. Capace, capace. Prima lavorando a buttare. Buonasera signora. Oggi le consiglierei questa vernice che abbiamo raccolto noi mani nude dal terreno. So che le pernici ci cacciano, ma noi abbiamo piantato una pernice per farla germogliare, una tecnica particolare del maestro Massimo Bottura. E poi la domenica sono lì. Oh, dai, oh, no! No! Cacate nel puzzo! Siamo al tavolo. In realtà, cioè, la sala è piccolissima, sono 6 tavoli, almeno c'è l'illuminazione. Settimana scorsa nel ristorante in cui sono stato, parco di Villa Grey, a Forte dei Marmi, però era all'esterno, quindi è tramontato il sole, buio. No, non è merda. No, nel senso, a livello di illuminazione. L'illuminazione era scarsa, almeno qua si vede. Il menù degustazione, signori, parte da un modico prezzo di 290 euro e l'abbinamento dei vini 190. Io non cancerò un euro, lo dico, un euro non lo cancerò. Quindi voglio vedere tu cosa si inventa. Ecco il menù, signori. Queste sono tutte le. È veramente fighissimo questo menù, una cosa incredibile. Voglio vedere come reagisce alla zuppetta di pane perché è una delle cose più buone della mia esistenza. Portare il primo vino della mia degustazione fresco. Che vuol dire? Fresco. Io adoro i bicchieri, cioè io i bicchieri così li adoro, sono proprio belli. È un bicchiere, comunque sul ti informo. Vediamo. Più che altro questa è una piccola pecca secondo me, cioè se fai una cena romantica ok, però c'è cioè, una cena di gruppo che siamo in quattro ed è una stanza, ti senti un po', capito? Ci sono altri ristoranti che sono più grandi, comunque bevi e ti diverti alla una certa. Vabbè, raga, ma non è un'atmosfera da cazzi. Buonissimo. Ecco la zuppa, eccola lì, mamma mia. Bottura, bottura, bottura. Ai fratelli che lavorate a bottura, vi prego, vi do qualsiasi cifra, rubate un pentolone di questa zuppa e me la dovete portare in Toscana. Vi do 10.000 euro, per piacere. Sì, pronti, benvenuto. A partire dalla vostra sinistra con volevo essere fritto di Ciccio Sottano e quindi ritiriamo questo gambero con un cono, facciamo una tartare di gambero rosso di mangiare del bar. Passiamo poi al ciao di fronte a voi, che hanno fatto Giancarlo Pierbellini. E al suo wafer che si veste d'oro, quindi il ciao è il nostro benvenuto in Italia, in Osteria Francescana, e quindi abbiamo questo wafer Che inquadratura è? Sembrate un servizio delle Iene per la. Ma lei è vero? Che leva le budella dalle vecchie? Sembra un servizio del genere. che viene poi filtrato, riscaldato e quindi servito a modo di minaccia. Sembrano giornalisti, camerieri Lo bottura, assolutamente scaldisti. sì. Quindi tutto con le No, mani. no, no, che sciotti! Bastardo! Gustala quella zuppa! Allora, No, nel senso. presentazione fantastica. Partiamo. Eddie, vedo una cosa brutta nel tuo nick, attenzione. Ah, è una cosa mia. È buono, buono, a parte gli scherzi è buono, siamo seri. Spaziale. Lo so, ma questa è reinterpretata, Fabio. Non è quella originale, capisci? Capisci? Lo so, è così, eh. Ma non è un'esagerazione. Ogni cosa che mettete in bocca è assurda la bottura. Non ha senso, lo volete capire? Ve lo volete mettere in capo? Non ho detto, non so se
strada, ma poi adesso vi accompagnare al ecco, cioè, io stavo per piangere quando ho bevuto questa zuppa. Non ha nessun senso. Questa zuppa qui non ha senso. Io non so come farvelo capire ormai. Cioè, guarda questa è un'epifania. No, si rimane veramente spiazzati perché è una minestrina così, ragazzi. Cioè, dentro a quel bicchiere c'è all'incirca questa quantità di liquido. E voi, vabbè, la zuppettina sarà un antipasto. Ve la mettete in bocca? Non ha nessun senso. Guardate gli occhi di Surri. Raggiungono il Super Saiyan 4 di stadio. Non è possibile controllare questa cosa, questa ampiezza. Guarda. Clamoroso. Clamoroso. Buona, mamma mia, questa è la cipolla, il pane fritto della cipolla. L'abbiamo trasformato in quella che è la nostra idea di italiani che farà. Borda, servizio delle Iene, attenzione. Abbiamo visto che lei ha preso dello sperma congelato per produrre dei piccoli cavalli da corsa. Cosa da dire sul discorso pubblico ieri? Sembra incredibilmente soffice. No, è soffice ma croccante allo stesso tempo. Alchimia pazzesca. Da Cracco. Non puoi Cracco è nemico! No, no, grande Cracco, però bottura per me è proprio una cosa allucinante. È molto buono. È molto buono. Ha l'essenza di cipolla. Ma ultimamente Mario. Sarò sempre più carico poi da qui avanti. Che... Come faceva il maestro Marchesi quando è il caviale. Prego. Grazie mille. E come te lo immaginavi, Ste? Ci sei chiesto per 10 minuti. Questo è l'unico piatto che non mi ha fatto impazzire perché io purtroppo non amo molto le verdure. Però riconoscevo la bontà. Uno che ama particolarmente le verdure, come Agnese, per esempio. Infatti l'ha adorato molto più di me. Insalata di pasta, spaghetti di seppia al caviale. Buon appetito, signore, io mi ci tuffo. Non mangiare il caviale. Il caviale mi piace, però la verdura tutto intorno meno. Questo caviale è spaziale. Pezzo calice, non è un calice. È un mangiato sopra il calice. È un cocktail. Buoni cocktail, così fresh. Bisogna fare qualcosa sabato. Eh no, sabato sono full lavoro. Porca troia. Ah, la maratona, ragazzi, fra un bel po'. Oddio, che bello. Toscano di San Vincenzo. Molto buoni anche questi, cazzo. Appunto, quando inseriva questi tocchetti di mortadella all'interno della capasanda che dava questa giusta sapidità. Sai che vedo che il piatto è buono, ragazzi, che facevo qua, lo rifarò a casa. No, ho detto qua tutti gli elegani. Questo sì, come la Cracco, bello. Però stavolta non scommettiamo un cazzo. Degustazione dei vini... Sono già un drink. Pericolo. Carichissimo quando si ubriaca Surri. Ah, già, ma Surri venerdì viene qui. Io me l'ero scordato. Va bene, me la collo. Buonissimo questo. Non ha nessun senso. Buonissimo. Buonissimo. Allora, se non ti piace la melanzana potrebbe non piacerti. È un sapore forte di melanzana. Però cioè, se a me che piace la melanzana, beh, no, è una melanzana. Cioè, a me però che buonissima melanzana di Campi. Di vitello. Lui è fratello, attenzione, allarme fratello. È lui. Mirella, Savarella. Lui è quello che ha fatto la foto insieme a me fuori. Completiamo. Lo riconosco dalla voce. Grazie mille. Questa è la passo coi vini, li sto facendo alla goccia. È molto pericoloso. Anch'io. E budino. E so che c'è un budino. Ma è buonissimo. Buonissimo, sembra essere in Giappone, fra. Cioè, sono in Giappone in questo momento. Fra, io ora sono in izakaya. Io sono in izakaya. 10 brenta la parcella nata 2017. Oh, mio fratello Massimo, mio padre, mio nonno. Lo farò una chiamata. Molto buono. Ciao ragazzi. Come? Salve. Salve.
sei bello. E io la seguo su Instagram, devo fare il complimento perché ha sempre un'energia nelle storie, nei video. Cioè, fantastico. Poi vabbè, noi lo facciamo di lavoro, quindi io lo apprezzo ancora di più quando vedo un personaggio che no, cioè, non è nel suo mondo base, perché lei è nella cucina, però il social è un extra. E vedere tutta quell'energia nei social, nella comunicazione, è una cosa che davvero apprezzo. Da qui deve flexare un attimo le conoscenze. Ma poi se me è completamente andato, eh. Perché alla fine, quando c'è bottura, vuol dire che hai finito il pasto, quindi sarà ubriaco marcio. Idea di Mirella Cantarelli. Diceva questo. No, invece no, è uscito prima. Cazzo, di solito esce in fondo. Che strano. Perché? Ho perso di fare una solito della quarta. Mondo base è bellissima. Con dei ritagli di pochino, poi alla credo, dove tutti i succhi, quindi. Stepney sempre a pensare alla figa, è incredibile. Si vede benissimo nello sguardo. Non è vero, poi. No. Però lasciamo accompagnare con la purea di sedano rapa, crema alle erbe aromatiche e mozzarella di mele. E poi sopra andiamo a versare il risotto al fondo bruno di Nino Bergese, ovviamente trasformato in una salsa. Quindi questo fondo bruno. Mi stai già pensando alla figa, si vede benissimo da come cola tutto il contenuto. No? Sì. Buono. Ma quello è quasi un prerequisito dei 3 stelle, in realtà. Quasi tutti i 3 stelle hanno molto del menù autoprodotto. È vero, ho visto anch'io, sono un documentario. Questa è l'anguilla, se non erro. Uno spinacio, acqua rossa. In mezzo troviamo l'anguilla. Sì, è lei. Buonissima questa, è incredibile. Croccante sopra, veramente fantastica. A sinistra trovate questa salsa a base di cinghiale. Basta a sinistra trovate questa salsa. Lui era proprio spento. Io tipo, se dovessi fare un lavoro così ripetitivo, perché comunque te per un'intera stagione ripeti sempre lo stesso menù, io metterei delle cazzate all'interno del, cioè di quello che dico, tu ti ascolta a me, la maggior parte della gente ti fa, sta lì, fai, io servirei questa anguilla con pelle croccante, pomodori rossi e poi un piccolo goccio di sborra per finire con una margherita a decorare il tutto. La gente fa, scusi, ho detto sborra? No, come si ripete, una cosa del genere. Io direi delle frasi, cioè delle parole, capito? Questa pasta allo scoglio è stata mantecata con un po' di bottarga e poi all'interno abbiamo messo della merda. Poi decoriamo tutto con un letto di lattuga. Scusi, come una merda? Oh, sbagliata signore. Ho detto un pochino di caviale. Ah, ecco, infatti sembrava. Quanto è buono. Raga, sono in Giappone. C'è wasabi. No. Oddio, volo. Ma non è che se metti il wasabi mangi un'anguilla sei in Giappone. Aste. Sì, aste, asu. Per esempio quando vai da sushi zammai e prendi il... Sì, a sushi zammai, c'è caratena, buono, il sushi, ma siamo a questi livelli, mai nella vita, cioè... Nigiri con l'anguilla lunghissima. No. Non l'hai mai preso? Bravo, però Suri, uomo di cultura che sa dove andare e sa cosa prendere quando bisogna combattere. È spazio, è atomico, proprio atomico. Completamente andato, ragazzi. Suri quando beve sembra un botta di bambade.